Con il nuovo obiettivo, vediamo se mi dà qualche soddisfazione, con il nuovo obiettivo della macchina fotografica, eccoci qua all'unboxing di questo gioco Clementoni Meteoropatici, un gioco sul meteo imprevedibile. Allora, guardiamo un po' un attimo le informazioni, un gioco che è 10 più, da 2 a 4 giocatori. 45-60 minuti. Ci sono poi queste informazioni nel retro della scatola: ideazione Andrea Cozzoni, Luca Palazzo, Francesco Berardi, illustrazioni Andrea Cozzoni. E c'è questa attenzione: il gioco necessita di un assistente vocale non incluso. Abbiamo già visto qua, ripete, Meteoropatici, un gioco sul meteo imprevedibile. Ci dà una piccola indicazione. I meteoropatici sono viaggiatori esigenti, pretendono solo vacanze perfette in cui il clima è adatto alle loro esigenze. E poi qua c'è il contenuto della scatola standard. Vediamo adesso di aprire la scatola e vedere che cosa c'è dentro. Simpatico anche se vedete la scatola con la pioggia, il lampo, vento, sole, di nuovo la pioggia. Carina questa idea di come hanno personalizzato la scatola, anche con l'idea del viaggio ripresa dall'aereo. Andiamo adesso a vedere appunto l'unboxing della scatola, così vediamo se c'è tutto. Ma direi la prima cosa che salta all'occhio appunto è, come indicato, pagina 2 del regolamento: per vincere bisogna prenotare. C'è questa piccola nota a complemento, penso, del regolamento, e ci sottolinea che è necessario un assistente vocale. Ecco qua il regolamento con la componentistica indicata. Andiamo quindi in ordine a vedere se troviamo. Con i quattro personaggi: fanatica della bronzatura, backpacker ecologista, poeta che l'uso solare, lo Yeti. Poi abbiamo il contenuto. Andiamo a vedere il contenuto, cosa troviamo. Allora, partiamo dal tabellone, decisamente grande, direi. Questo non entra neanche in camera, quindi si potete intuire che è abbastanza un tabellone abbastanza grande. Ci sono poi le quattro plance dei quattro giocatori. Eccole qua. Una, due, tre. Vediamo chi siamo. Siamo al poeta crepuscolare e qua siamo al quarto. Eccoci qua. Abbiamo poi un mazzo di carte, che naturalmente apriamo anche per vedere un po' come sono fatte le carte. Sono volo aereo, prenotazione a te, il passaggio ponte, ci sono sciarpa, borsa dell'acqua calda, metal detector, ci sono un po' di cose. Carte in formato standard, retro, questo, davanti illustrazioni molto semplici. Abbiamo poi quattro pedine che corrispondono
ai nostri quattro metalli opachi, quindi le vediamo qua, sono nei colori arancione, verde, bianco e grigio. Eccole, quattro pedine. Abbiamo poi quattro cilindretti che servono per, scrive qua, scommettere sulla temperatura di una località. Eccoci, adesso prendiamo anche i quattro cilindretti che sono negli stessi colori arancione, verde, bianco e grigio. Abbiamo poi 28 dischetti, ce ne sono 6 per ogni meteoropatico e uno, infatti ce n'è uno per ogni continente, per visitare i continenti che abbiamo qua: America del Nord, America del Sud, Europa, Africa, Asia e Oceania. Abbiamo poi adesso 24 tessere selfie. Ecco qua, le defustelliamo le tessere selfie. In cui abbiamo un monumento disegnato e poi abbiamo il nostro meteoropatico. Ce ne sono 6, come abbiamo detto, quindi adesso le defustelliamo per uno dei meteoropatici e le guardiamo. Eccole qua, vediamo il, vediamo Sydney, vediamo le piramidi, vediamo direi Chichen Itza, il Taj Mahal, la Torre Eiffel e la Statua della Libertà. Beh, forse più che Chichen Itza, sì, può darsi, non so, forse qualcosa America del Sud, quindi forse siamo un po' più in giù. Abbiamo poi 4 souvenir. Adesso ne apriamo anche loro, li depositiamo, vediamo i 4 souvenir. Ogni meteoropatico ci dice che ne può avere solo uno. C'è un ombrello, una borsa, un giornale e direi un monopattino nuovo, qualcosa del genere. E poi il gioco è stato, si completa con, appunto, come detto, un assistente vocale non incluso nel gioco. Abbiamo anche defustellato quindi tutto questo gioco qua di, abbiamo defustellato meteoropatici. Questo gioco Clementoni, di cui vi parleremo a brevissimo nel blog, o se guardate questa unboxing, diciamo fra un mese e mezzo, sicuramente invece ve ne avremo già parlato e potete trovare la recensione.